Pronto? Sono De Falco da Livorno, comandante. Ma che comandante, si guardi. Pronto? Sì, buonasera comandante. Senta, io sono De Falco da Livorno, parlo col comandante. Sì, buonasera comandante Falco. Mi dica il suo nome, per favore. Sono il comandante Schettino, comandante. Schettino? Sì. Ascolti Schettino, ci sono persone intrappolate a bordo, adesso lei va con la sua scialuppa. Sotto la prua della nave, lato dritto, c'è una biscaggina. Lei sale su quella biscaggina e va a bordo della nave. Va a bordo della nave e mi viene a dire, mi riporta quante persone ci sono. È chiaro? Io sto registrando questa comunicazione, comandante Schettino. Allora, comandante, le dico una cosa. Parli a voce alta. Allora, la nave adesso, io sono comandante. Comandante, parli a voce più alta. Metta la mano davanti al microfono e parla a voce alta. Fallo venire qua. Comandante, allora, in questo momento la nave è inclinata. Ho capito. Ascolti, c'è gente che sta scendendo dalla biscaggina di prua. Lei quella biscaggina la percorre in senso inverso, sale sulla nave e mi dice quante persone e che cosa hanno a bordo. Chiaro? Mi dice se ci sono bambini, donne o persone bisognose di assistenza. E mi ne dice il numero di ciascuna di queste categorie. È chiaro? Guardi Schettino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male, faccio passare l'anima di guai. Vado a bordo, cazzo! Comandante, per cortesia. No, per cortesia, lei adesso prende e va a bordo. Mi assicuri che sta andando a bordo. Io sto andando qua con la lancia dei soccorsi, sono sotto qua, non sono andato da nessuna parte, sono qua. Che sta facendo, comandante? Sto qua per coordinare i soccorsi. Che sta coordinando lì? Vado a bordo, mi coordini i soccorsi da bordo. Lei si rifiuta? No, no, non sto rifiutando. Lei mi sta rifiutando di andare a bordo, comandante? No, e mi dica qual è il motivo per cui non ci va. Sto andando perché ci sta l'altra lancia che si è fermata. Lei vada a bordo, è un ordine, lei non deve fare altre valutazioni, lei ha dichiarato l'abbandono nave, adesso comando io. Lei vada a bordo. È chiaro? Comandante. Non mi sente? Sto andando a bordo. Nada. Mi chiami immediatamente da bordo, c'è il mio aerosoccorritore lì. Dove sta il tuo soccorritore? Il mio soccorritore sta a prua. Avanti. Ci sono già dei cadaveri, Schettino. Avanti. Quanti cadaveri ci sono? Non lo so, uno lo so, uno l'ho sentito. Me lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo. Ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo nulla? E che vuole tornare a casa, Schettino? Quale è buio, vuole tornare a casa? Ma guarda... Salga sulla prua della nave tramite la biscaggina e mi dica cosa si può fare, quante persone ci sono e che bisogno hanno. Ora! Comandante, il comandante in come? Sono assieme al comandante in seconda qui. Salite tutte e due allora. Tutte e due, come si chiama il secondo? Come si chiama il secondo? Dimitri. Dimitri cosa? Dimitri Cristini. Lei e il suo secondo salite a bordo, ora, è chiaro? Guarda, io voglio salire a bordo, semplicemente che l'altra scialuppa qua, ci sono gli altri soccorritori, si è fermata e si è stata alla deriva. Adesso ho chiamato altri soccorritori. Lei è un'ora che mi sta dicendo questo, adesso va a bordo e mi viene a dire, e mi viene subito a dire quante persone ci sono. Va bene comandante, sto andando. Cada, subito. Titanic. Come sai che la GDS qui è a bordo? Ecco, chiediamo quando ci mette i sommozzatori ad arrivare lì. Io ho detto a Civitavecchia di mandarmi altri sommozzatori. Pronto? Comandante, sono De Falco da Livorno. Sì, guarda, allora io ho avvisato anche la società. Mi dicono che ci sono dei passeggeri a bordo. Sembra che ci siano un centinaio di persone, però le ripeto. Comandante, lei non mi sa dare un dato esatto. Un centinaio di persone sembra. Allora, guarda, io non le so dare un dato esatto perché, le spiego, mentre stavamo facendo l'evacuazione di tutti i passeggeri, adesso gli ufficiali, che ci siamo tutti quanti riuniti qua. Dove siete? Sulla scialuppa, tutti gli ufficiali? Sì, siamo io, il comandante in seconda. No, mi scusi, ma lei prima era solo col marinaio. Se gli ufficiali sono riusciti a scendere da lei, sì, sono... vuol dire che si potevano ancora muovere.
infatti, adesso... E allora perché non tornano a bordo a vedere com'è la situazione e poi ce la riferiscono, grazie. Adesso non si... Li mandi a bordo. Mandi una persona a bordo a coordinare. Ma io sto coordinando... Io le sto dando un ordine, comandante. Lei deve mandare qualcuno a bordo. Stiamo noi andando a bordo a coordinare. Perché... Esatto, voi dovete andare a bordo a coordinare lo sbarco, è chiaro? Ma noi non possiamo salire più adesso come sta la testa e poi a portare... Ma perché li ha fatti scendere, comandante? Come sta scendendo? Abbiamo abbandonato la nave e la nave sta girando. E con 100 persone ancora a bordo lei abbandona la nave, cazzo! Io non ho abbandonato nessuna nave con 100 persone, perché la nave si è mandata di corso e siamo stati capruzzati in acqua. E vedremo poi che cosa è successo, ok? Sì, ma lei... Adesso però mi faccia sapere tutto ciò che accade per ogni cosa. Si metta di sotto questa scialuppa e non si allontani, è chiaro? Qua siamo, comandante, qua siamo.